Ho messo il kerosene nel serbatoio. Attiviamo. Nulla, non si muove. Forse avrei dovuto usare la benzina. Sembra che non funzioni più. Abbiamo scassato la macchina. Nelle puntate precedenti, dopo un orribile incubo ambientato in una distorta versione di Luna Park, Heather si risveglia in un centro commerciale, dove, seguita da un misterioso detective che le farà delle domande su un suo parto avvenuto anni prima, l'incubo prende vita. Dopo aver superato una porta con un codice scritto su dei tomi di Shakespeare, la ragazza incontra una donna, la portatrice di un culto demonico, il cui messia è la ragazza stessa. Heather allora entra ancora più a fondo in questa versione orribile del mondo che le pensava di conoscere. Adesso, armata di un amuleto donatogli dal padre, una pistola e le proprie chiavi di casa, una sola via attende la nostra sfortunata Heather. Questa la condurrà faccia a faccia con una mostruosa creatura che riuscirà a malapena a sconfiggere. Dopo aver incontrato il detective, che rivela di conoscere Claudia, la donna che aveva rivelato il destino della ragazza, Heather, con l'intenzione di tornare a casa, entra nelle profondità della metropolitana. Qui cercherà di raggiungere il binario 3 per Bergen Street, dove si trova la casa della povera ragazza. Dopo aver svitato un bullone usando uno schiaccianoci, aver letto un giornale relativo al misterioso suicidio di un uomo in quelle stesse gallerie, e un altro che parla della vita dopo la morte, Heather prende il treno che la porterà ancora più in profondità, e forse un passo ancora più vicino a casa sua. Benvenuti in Silent Hill 3. Salve a tutti pellegrini e benvenuti in questa nuova puntata. Niente, ci ritroviamo praticamente in questo fantastico e mitico sottopassaggio, dove praticamente troviamo bottiglie di vino, paranchi e mostri uscite dai peggiori incubi di un serial killer, e con la nostra ritardata Heather. Saluta Heather. Saluta, vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Niente, abbiamo trovato questa quindi bottiglia di vino che dobbiamo riempire probabilmente con del kerosene. E con cui dobbiamo riempire un macchinario che attiva un paranco. Non so perché. Quindi dobbiamo andare, allora, sinistra, destra, sinistra, dritto, destra. De si incula al mondo. Vabbè, andiamo. Quindi, sinistra. Arrivederci. Sì, vabbè. Ma ho sbagliato strada, aspettati. Aspetta, aspetta, calma. Giusto. Di qua, di qua, di qua. Aspetta, dove dobbiamo andare? Dritto e a sinistra. Ma levati dalle Cristo! Dai! Tua mamma! Da qua. Andiamo avanti. Che c'è qua? Che ci sono delle cose. Vabbè, delle cose che non serviranno mai a niente. Però non si sa mai. Cioè, in un mondo in cui utilizzi praticamente del detersivo per i piatti e dell'ammoniaca per uccidere degli insetti che sembrano dei pipistrelli. Vedete le altre puntate per capire tutti i vaneggiamenti. Non sono solo vaneggiamenti miei, quindi. C'è un motivo di fondo per cui succede tutta sta roba. Allora, quindi adesso dobbiamo andare. Usciamo, andiamo a destra. Riandiamo a destra. Riandiamo a destra. L'avete capito, quindi. Ok. Via. Ah, qua è tranquillo. Me l'ero dimenticato. Non so cosa siano questi rumori, sinceramente. Allora, qui ci sono i tizi con le seghe, se non sbaglio. Se non sbaglio. Allora, dobbiamo andare non nella prima, ma in quella dopo. Allora, non in questa, ma nell'altra. Ma se non sbaglio, qui ci avevo ammazzato. E sono rimasti così. Cioè, vi rendete conto che in tutti i giochi di adesso, quando tu uccidi un nemico, quello scompare per un motivo o per un altro, sono anime o cose del genere, invece qui ti rimangono. Ed è un gioco del 2003. Il mondo è un posto triste. Sì, ma salva. Devi salvarmi adesso, però. Devi salvarmi. Salva. Ma salvato, bellissimo, sono contento. F5, F5, salvami. 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 Ok, quindi usiamo la bottiglia qui. Nella soffitta si è rimasto un po' di kerosene. Ce l'ha il contenitore, possiamo usarlo. Usiamo appunto la bottiglia. Ora, se mi dici di no, questa bottiglia era stata lasciata all'angolo del sottopassaggio. All'angolo. Usa. Cosa
Come significa qui non la posso usare? Perché non la posso usare? Sì, l'ho capito, ma tu mi devi usare la bottiglia, sennò... Ecco. Ho messo del kerosene nella bottiglia di vino. Ho una bottiglia piena d'olio. Di kerosene. Non so se è proprio un olio il kerosene. Vabbè, senti, a parte le definizioni. Dovete capire che l'olio... vabbè, lasciamo perdere. Certo. No, levati dalle palle. Levati dalle palle. Sì, 40. No, no. Tira di qua. Gira di qua. Ah, ok, perfetto. Ora possiamo usarla per fare un'azione che non sappiamo cosa ci darà. Questo serbatoio sembra vuoto, però è vuoto. Aspetta, no. Questo sembra il serbatoio, però è vuoto. Ma è serbatoio di cosa? Perché inventare? Usiamo la bottiglia piena di cherosene. Ma no. Ho messo il cherosene nel serbatoio. Attiviamo. Qui c'è un paranco, ma come faccio a farlo funzionare? Vuoi accendere lì? Non lo so, non lo so. Allora, ricapitoliamo. No. T'ho detto no! T'ho scritto di no! Io volevo fare il punto della situazione, ma... E allora? E allora? Nulla, non si muove. Forse avrei dovuto usare la benzina? L'ho ingolfato! Non mi dire che l'ho ingolfato! Questo non mi serve più. Ho ingolfato il motore? Veramente? No, aspetta, non mi dire. Non mi dire. Ce l'ho ancora la bottiglia? No, è scomparsa, perché si è autodistrutta quando ho messo il kerosene dentro. Dai. Dai, no. Allora, senti. Vediamo se qua magari c'è... Che razza di macchina è questa? Sembra che non funzioni più. Abbiamo scassato la macchina, abbiamo scassato. Ma veramente... Ma che cazzo ne so io, che ne capisco io di motori, a parte che non so nemmeno a cosa servisse. Allora, facciamo il punto della situazione, un secondo, con calma. Allora, noi siamo venuti da qua sopra, giusto? Sì. Siamo scesi e fin qua ok. Dopodiché abbiamo preso l'unica via possibile, ovvero questa qua. Siamo ridiscesi, siamo andati a destra, abbiamo fatto il giro completamente inutile, siamo ripassati di lì e non c'era un cazzo. Siamo ridiscesi e abbiamo trovato la bottiglia qua sotto, abbiamo fatto il giro di qua, siamo risaliti, siamo andati a destra, siamo entrati qui, abbiamo provato giù, ma c'erano inculatura massima, quindi siamo ritornati indietro e siamo arrivati qui. E ho bruciato un motore a quanto pare, perché mi si è ingolfato, perché ho usato il kerosene. A sto punto ci pisciavo dentro, non facevo tutto sto giro e facevo prima, no? E ora qui davanti a me c'è un buco. Questo buco in teoria mi dovrebbe portare al piano di sotto. Non so dove però. Non lo so. Perché è molto grande questa zona. Ci sono corridoi molto grandi. Mi caco tanto. Probabilmente su e giù saranno chiusi. Perché non è che me ne posso andare per i cazzi miei. Anche se in teoria lo scopo principale è arrivare a casa nostra. A casa di Eder. Non so cosa ci andiamo a trovare sinceramente lì. Però dobbiamo andare là. Quindi... L'unica cosa è scendere di là. Ma prima salviamo 300 volte e scendi. Che è? Che è successo? Sali. Non ho letto nemmeno cosa c'era scritto prima. Bello l'eco dei passi un quarto d'ora dopo che siamo scesi. Scendiamo. Vabbè. Ok, qui c'è... Ma non è bagnato a terra. Qui che c'è invece? È da qui che scorre via l'acqua. Ah, è da qui che... Ah, forse se avessimo cercato prima... Ah, ma sono dentro l'acqua. Ma è trasparente l'acqua. Mi sono bagnata. No, vabbè, a parte le minchiate.
Ah, ho capito. Ah, tutto a ah, ho capito. È tutto a terra che non si capisce più di tanto. Quindi, in poche parole, il paranco doveva forse sollevare questa specie di roba per far defluire l'acqua, forse. Penso di sì, perché non penso mi si ingolfi un motore perché ci ho messo il kerosene invece dell'altra roba là. Quindi noi siamo qui. Lì c'è una scala disegnata come un bambino di 3 anni, la stessa età intellettiva di Eder. Quindi saliamo. E proviamo ad andare prima a sinistra e poi a destra, anche se a sinistra probabilmente non c'è un pene. Quindi saliamo di qua. Ok, vediamo che c'è qua, una scala che porta sicuramente in posti brutti. Allora, niente, dobbiamo solamente salire. Mi immagino, cioè, lei cammina con gli stivali e sono circa 4 ore che lei cammina con gli stivali in mezzo al bagnato, ci avrà delle verruche grosse così, quindi, e dei funghi che veramente ci può fare il risotto con i trifolati. Allora, da qui F5, anche se è tutto un pezzo unico, quindi non dovrebbe. Ah no, dobbiamo uscire di qua. E andiamo. Ci voglio andare, un corridoio che non finisce mai, è lunghissimo. Anche se c'è una scala davanti a noi, quindi ci sono una scala con una porta alla fine. E un qualche cosa a sinistra, che è molto simile a questa zona qua. Destra, allora andiamo a destra. Che posto è? Ma dove siamo finiti? In mezzo a l'acquedotto? Ma che cazzo di fermata era quella là? Non ho capito però bene quel ponte a che cosa serva, sinceramente. Andiamo un attimo indietro, però non come un camion, possibilmente. Un secondo. Allora. Quella probabilmente è materia fecale. Vediamo se mi dici robe. Eder, che ne pensi? Ok, lasciamo perdere, è meglio. Andiamo avanti. Ma dove minchia? Cioè, non potevamo scendere ad una fermata decente. Vabbè, fermata decente. Dove ci ha portato alla fin fine. Quindi qua salviamo. Sì, ho salvato 500 volte, devo farlo. Se non muoio dentro. E muoio anche qui. Quindi, ora si scende e si arriva a quanto pare dove c'è una porta. Cioè, praticamente plana sopra le scale. Non scende le scale normalmente. Slitta. Allora, qui a questo punto, che cosa ci sarà? Dobbiamo andare a sinistra, ma a sinistra è chiuso sicuramente. Ma andiamoci, ricarichiamo la pistola subito, perché sennò. Che cosa? Certo che il tomo di Shakespeare qui non lo puoi usare. Allora, ok, ricarica, questa è ricaricata, la mazza, ma almeno ha un po' di grinta. Sicuramente, vabbè. Tubo d'acciaio circa 1 metro, poco potente ma facile da usare, specialmente con le tue capacità cognitive di un pesce siluro. Andiamo a sinistra.